Adesso vediamo un po' questi ultimi due allenamenti, poi è chiaro che Carraro sicuramente non è disponibile, Jefferson ne dobbiamo valutare, ma è più no che sì, quindi vediamo chi mettiamo in campo in funzione anche di quello che è la condizione fisica, la condizione soprattutto di sviluppo che ci possa permettere di far nostra questa partita. Ormai Venezia dobbiamo dimenticarla, ma Venezia c'è stata secondo me una prestazione positiva, abbiamo messo in difficoltà una squadra forte, siamo stati sempre in gara, ecco, la cosa positiva è stata quella, però abbiamo perso, quindi dobbiamo ripartire da questa partita perché la classifica ha bisogno di sostegno a livello di punti, affrontiamo una squadra obiettivamente che sta facendo bene per come è partita in ritardo, ma la nostra portata, quindi dobbiamo in tutti i modi cercare di vincere la gara cercando di sfruttare quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che andranno in campo. Non sarà stravolta la formazione del Toro, questo è ovvio, anche perché poi possiamo tutte le domeniche cambiare tanti giocatori perché non diamo nemmeno certezze né a chi gioca e a chi non gioca. Non mi piace nemmeno quando ci sono stati dei cambi perché ho valutato altre componenti, ho valutato una condizione fisica comunque sia una condizione di prestazione non domenicale ma nel corso delle partite a cui ho partecipato io. Quindi è probabile che qualche cambiamento ci può stare. Adesso ripeto, in testa ce l'ho, me la tengo per me, poi ci sono due allenamenti in cui valuterò tante situazioni e insieme allo staff tecnico mio andremo poi a monitorare chi sarà l'elemento che prenderà la maglia da titolare.